Una startup francese sta utilizzando le casse stereo per realizzare pompe di calore più ecologiche. Leggeremo insieme oggi questo articolo molto interessante sul mondo delle pompe di calore. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi andiamo insieme a leggere questo articolo in questa rubrica Pompe di calore News dal mondo. Un articolo interessante perché una startup francese ha utilizzato delle casse stereo, quindi la cassa da musica, per far funzionare una pompa di calore. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè togliamo il contatore del gas dalle case, lo stacchiamo completamente per trasformarla in 100% elettrica attraverso la rete di installatori e sigillo sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh vai nel link qui sopra oppure nella descrizione del video. Oggi parleremo di questa startup. L'articolo inizia con: in piena crisi climatica ed energetica, le pompe di calore sono emerse sul mercato e del riscaldamento come una tecnologia in grado di sostituire il gas e il gasolio, riducendo ovviamente anche le bollette energetiche. Però, naturalmente i loro sistemi di compressione dell'aria utilizzano gas refrigeranti. Allora è nata questa startup, Equium, che è stata fondata nel 2017, aveva raccolto 5 milioni di euro per partire. E hanno cercato un'alternativa più ecologica. Alla fine hanno sviluppato una innovativa pompa di calore acustica che sfrutta l'energia del suono. La cosiddetta pompa di calore acustica può coprire il fabbisogno di riscaldamento di un'abitazione senza l'utilizzo di gas refrigeranti. Il suo funzionamento si basa sul fenomeno della termoacustica, ovvero la sinergia tra energia termica, acustica e la meccanica dei fluidi. Il cuore di questo sistema funziona con un altoparlante hi-fi, quindi proprio una cassa hi-fi, alimentato da elettricità, che genera un'onda acustica in tubi riempiti di elio, un gas che è neutro e non è tossico e che accelera la propagazione del suono. L'onda acustica quindi fa sì che il gas si comprima o si espanda, un po' come funziona in un circuito frigorifero, no? Dove c'è il compressore e l'evaporatore, dove il gas si comprime, viene compresso oppure viene espanso sull'evaporatore. Così producono rispettivamente caldo e freddo. Il gas rimane confinato però all'interno del sistema, consentendo così alla macchina di essere silenziosa. E secondo Equium, la pompa di calore non è solo priva di gas serra, ma è anche realizzata con materiali al 100% riciclabili. Quindi hanno un'impronta di carbonio, una carbon foot molto molto bassa. Allo stesso tempo si sostiene che la modalità di funzionamento della macchina fornisca la stessa efficienza di una pompa di calore convenzionale, così aumentando anche il risparmio energetico e il costo complessivo. Una parte importante è rappresentata dalla modulazione della potenza della pompa di calore, che consente agli utenti di aumentare o diminuire il volume del diffusore per ottenere una potenza desiderata in base al riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria. E secondo il fondatore di questa startup, Cédric François, a parità di costi e di dimensioni, il vantaggio di questo sistema, di questa pompa di calore acustica, si traduce in un impatto di CO2 inferiore del 50%. E un consumo energetico inferiore al 20%. Ma qual è l'obiettivo di questa startup? Beh, l'obiettivo è vendere i suoi generatori acustici ai produttori di pompe di calore. Quindi non realizzare la pompa di calore per intero, perché lì ci vuole un know-how decennale anche sulla parte idraulica, sulla parte elettrica, ecco, non solo sul cuore della pompa di calore, e quindi cercare di sviluppare un'industria francese di pompe di calore acustiche, quindi dei sistemi proprio del cuore della pompa di calore. Ad oggi questa società ha un solo concorrente in questo nuovo mercato, che è la Blue Earth Energy, che ha sede nei Paesi Bassi. Ma si spera che altre aziende comincino a sfruttare la capacità della termoacustica per così rivoluzionare la tecnologia delle pompe di calore.